Quest'altro video testimonia che nasciamo gentili, perché Freud, insomma tutti questi psicanalisti, hanno detto che noi nasciamo con l'aggressività, con gli istinti sessuali, con gli istinti di aggressività, però in realtà questo video vedremo che nasciamo gentili, nasciamo come persone buone. Ora, un bambino che ha meno di 3 anni. Ma hai visto il suo istinto di aiutare il papà, il proprio istinto, che è natura tua. Guardate che bravo. Bravo. Gli do un applauso io, ma mi metto troppo. Ciao Enrico, ciao, grazie, ciao. Allora il dibattito inizia e prosegue in questo modo. Cosa pensate appunto di questo fatto di convergere assieme, che siamo fatti per stare assieme e che comunque nasciamo buoni e gentili? Cioè, questa è una visione un po' forse. Dimmi, dimmi, dimmi. Che siamo fatti per stare assieme e per essere felici assieme, sì. E che nasciamo gentili, È vero, hai visto quel bambino già a 3 anni ha aiutato il papà? Ma non è sempre così, cioè, il bambino ti porta la cosa a papà, non se la prende tutta la volta. Ma secondo me. Perché dipende pure dal trauma della nascita, dipende No, non è da chi questione viene della avanti nascita. mille cose. Ma quale trauma della nascita? Il bambino quando nasce ancora non riconosce Sì, queste cose. Siamo noi. Diciamo che un bambino piccolo fino a 3 anni è inconsapevolmente Sì. buono e poi magari si plasma negativamente o Secondo me è positivamente. un'estensione un po' troppo ampia. Non si può Molto, parlare, secondo me, di un molto bambino sì. buono, cattivo. Perché ci Secondo me il sono, bambino si manifesta possiamo dire che è un spontaneamente. bambino innocente e che nell'innocenza ci sono più probabilità che si dimostri per come la natura umana ci ha fatto. Perché poi se io. Durante quei 9 mesi cova quel sentimento, il bambino o la bambina sicuramente appena nata e durante i primi anni di vita manifesterà in qualche modo questo disagio che ha vissuto e che continuerà a vivere per tutta la sua vita. Io penso, come dicevo, che comunque va anche nella lattuga, che vedo che se tu ci metti, pure nella lattuga, se ci metti la musica, cresce in una maniera, se ci sogni a bastonare, cresce in un'altra maniera. Come l'acqua, se ti fai la piena all'acqua, effettivamente rimane viva. Se cominci a bestemmiare un'acqua, l'acqua diventa così. È una base scientifica, nel senso che l'ambiente è qualcosa che può influire anche sulla genetica. C'è una scienza nuova che si chiama epigenetica, che descrive tutte le influenze che l'ambiente può dare sulle funzioni del nostro DNA. Ora, durante la gravidanza ci sono un sacco di elementi che influiscono sullo sviluppo anche cerebrale del bambino. Chiaramente non potranno rivoluzionare la sua genetica, però potranno influire in un senso e in un altro. Per esempio, facciamo un esempio grossolano, il fumo in gravidanza, parliamo di un agente chimico, sul sviluppo del sistema nervoso può attivare delle funzioni che prima non c'erano. Noi già Ma stavamo ti attivando aggiungo una la cosa, cosa. la personalità umana si fonda su 3 parametri fondamentali. Il primo parametro è la biologia del nostro cervello, che ci condiziona per una percentuale abbastanza alta. Poi c'è il carattere che si forma a partire dall'ambiente e poi c'è un'altra influenza fondamentale sull'essere umano che è la società. Quindi la componente di un essere umano ha una componente biologica, psicologica, ambiente e sociale, la società. Quindi durante la gravidanza noi possiamo condizionare l'aspetto biologico anche a partire da fattori psicologici. Poi, quando si nasce, ci sono i fattori psicologici, cioè rapporto con la madre, con la famiglia, eccetera, e poi con la scuola, la società in generale. Questi sono i fattori Ma che il fatto che sì, come si diceva che no, nasciamo aggressivi è una cosa ormai superata. no, nasciamo aggressivi. Ah, allora invece la conferma. Allora, Come nasciamo buoni? Hai visto quel video che non mi era buono? no, noi nasciamo con delle caratteristiche psicologiche fondamentali che servono a proteggere la nostra specie. Noi nasciamo con una caratteristica fondamentale che è l'attaccamento. Oh, no.
senza l'attaccamento. Però l'essere umano, il bambino uomo, nasce in modo incompleto. Perché tu sai benissimo che dopo 9 mesi nasce questo suo bambino, però dovrebbe rimanere di più in pancia. Perché lui nasce perché è un animale sociale, perché vuole essere accudito dagli altri. Rispetto agli altri animali, perché gli altri quando nascono già sufficienti. Ma per questo è l'attaccamento che caratterizza la sopravvivenza dell'essere umano. Il bambino, senza l'attaccamento ai genitori, nelle epoche primitive, non sopravviveva. Perché si allontanava dagli esseri umani e se lo mangiavano. Questo è il concetto. E noi siamo ancora degli esseri che sopravviviamo grazie all'attaccamento. Tutte le problematiche psicologiche principali dell'essere umano derivano da difficoltà nell'attaccamento. Questo è provato scientificamente. E poi nell'adattamento. E all'adattamento successivamente. Anche all'attaccamento è perdita.